questa sera è mancata un po' la stoccata finale, avete attaccato tanto nel secondo tempo, non siete riusciti a mettere i palloni in rete. Sì, purtroppo è un risultato secondo me bugiardo, perché è un 3-0 pesante, però penso che la squadra nel secondo tempo abbia fatto un'ottima partita dove potevamo raggiungere il pari e magari sarebbe cambiata la partita. Poi è normale, quando ti sbilanci così tanto rischi anche dopo di prendere gol. È successo così purtroppo, però bisogna guardare avanti, abbiamo una partita fra 2 settimane importante e bisogna rialzare subito la testa. Avete incontrato probabilmente quella che insieme al Benevento è la squadra più forte del campionato, Palermo, che è squadra che in casa sa farsi valere e che ha soprattutto una difesa molto molto arcigna. Questa sera avete avuto qualche difficoltà a proporvi dalle parti di Brignoli, perché ci avete provato spesso ma dalla distanza. Sì, abbiamo avuto, secondo me questa è la squadra più forte del campionato, però penso che abbiamo avuto, non dico le nostre occasioni, però abbiamo avuto magari il possesso palla nel secondo tempo dove magari è mancato l'ultimo passaggio, gli ultimi metri dove poter far male. Però penso che il secondo tempo soprattutto abbiamo avuto la partita per riaprirla, diciamo. Non le occasioni, ma abbiamo avuto forse possesso palla per cercare l'ultimo passaggio. Ora arriva questa sosta, probabilmente forse la sosta che ci voleva in questo momento per ricaricare le pile in vista della gara con l'ASP. Sì, ora bisogna ricaricare le pile, bisogna pensare che c'è una partita importantissima fra 2 settimane. Secondo posto che comunque soddisfa in questo momento e che vale comunque potenzialmente la Serie A, anche se siamo solo alla 12ª giornata. La Serie B è un campionato, diciamo, è un campionato lungo dove ci stanno partite strane dove le puoi anche perdere, come sta succedendo a tutte.